faccio un gol. È il secondo giorno di ottobre, sono le 13.45 in punto e questo è QSVS TG e con me c'è Maurizio Dallò. Buongiorno Maurizio. Grazie Gianluca Rossi, andiamo subito a vedere la prima pagina della Gazzetta dello Sport. Intanto il richiamo sul VAR, bocciata la metà degli arbitri, dopo 7 giornate sotto la sufficienza, Nicchi che dice basta lamentele, panchina per chi sbaglia. Poi a Juve tra futuro e Champions, Leoni per Agnelli. Il grande film, eh? Il presidente vara i nuovi manager, una sfida più ambiziosa oggi alle 18.55, la prima senza Cristiano Ronaldo contro lo Young Boys a Torino. Poi Nzonzi alla guida della Roma vuol cantare vittoria perché alle 21 c'è la sfida con i ciechi del Pilsen, Victoria Pilsen. E poi ancora Inter, il ninja fa 100 giorni e punta il PSV domani in Olanda. Poi a Monaco stasera alle 21 c'è Bayern Ajax, calcio e storia, l'eco del Kaiser e del Guru Cruyff. Poi il portiere del Liverpool torna all'Ison, Napoli sarà molto dura e parla anche del Colosseo e delle lacrime che ha versato quando ha salutato la Roma. Scendiamo nel richiamo sul Milan, il Milan decolla col Turbo Suso, adesso Gattuso ha un altro top player. E noi passiamo al Corriere dello Sport, la prima pagina odierna che vediamo da parte del quotidiano che esce a Roma, tra poco la vedrete in onda. Di vittoria in victoria, anche qui il gioco di parole tra derby vinto dai giallorossi e la squadra ceca spinta dal successo nel derby, la Roma deve appunto confermarsi in Europa contro il Pilsen. E poi quando Carlo vedeva Rez, riecco Icardi fuori Lautaro di spalla, quindi qui abbiamo un doppio richiamo Napoli-Inter. E di mezzo a pagina, insieme rilanciarono la Juve, insieme per la prima volta qui Conte e Marotta sono sul mercato e le voci su Manchester si intensificano. United, Agnelli guarda avanti, il modello resta, cambiano le persone, non ci sarà un nuovo amministratore delegato. Agnelli in Champions senza lo squalificato Ronaldo. Dopo il caso Chiesa è caos VAR e si cambia. Tutto questo si poteva naturalmente evitare, ma non è che abbiamo delle intelligenze pronte e riflessive alla guida del nostro calcio. Andiamo allora a vedere anche la prima pagina di Tutto Sport fra un attimo. Il titolo di stamattina è Senza Limiti. Eccolo qua, lo vediamo. Champions League, ore 18.55, Juventus Young Boys, che seguirete qua da noi ovviamente su Tele Lombardia e anche su Top Calcio 24. Il ribaltone di Agnelli punta a trasformare la Juve nel club numero uno al mondo dopo Ronaldo, nel mirino Mbappé e Pogba. Per Marotta più Inter che Milan. E poi vediamo ancora, sempre per il calcio, dopo il KO di Madrid, Euroriscatto Roma, Dzeko l'anti-Pilsen, poi Cairo, bravo Zaza, Toro ambizioso. Il presidente elogia Mazzarri ricordando i successi del passato, insomma aver portato anche squadre in Champions League. Poi rimonta sulla SPAL 2-1, Linetti e De Frel rialzano la Samp, poi panchina in attesa con De Biasi che dice Pionte è un vero asso, ed è questo insomma il contenuto, ecco, della prima pagina. In realtà Maurizio, sul titolo di Marotta che arriva di Tutto Sport abbiamo anticipato noi ieri un'esclusiva, per cui sicuramente Marotta non sarà del Milan. Arrivano voci importanti da questa società, anche perché tra Gazidis, Leonardo e Maldini diciamo che proprio Marotta non è neanche l'ultimo dei pensieri, non è proprio un pensiero per quanto riguarda il Milan. Partiamo ora con la Juve che gioca questa sera in Champions League, il servizio di Alessandro Longhi. Riecco la Champions League. Dopo un fine settimana movimentato per l'addio dell'amministratore delegato Beppe Marotta, il cui futuro sembra essere ancora molto incerto, la Juventus torna a pensare al campo. Questa sera alle 19 i bianconeri faranno il loro debutto casalingo in Champions contro lo Young Boys. L'obiettivo della squadra di Allegri è cogliere la nona vittoria consecutiva in gare ufficiali, ma soprattutto la seconda di fila in Europa dopo quella ottenuta in 10 a Valencia, che porterebbe Madama a 6 punti e quindi a metà dell'opera per ciò che riguarda il passaggio agli ottavi.
grande assente della serata Cristiano Ronaldo, che dovrà scontare il turno di squalifica inflittogli dopo l'espulsione del Mestalla. Il portoghese salterà così la prima partita da quando veste il bianconero. Allegri è intenzionato a schierare il vecchio 3-5-2 in difesa, turno di riposo per capitan Chiellini, con Bonucci che sarà affiancato da Barzagli e da uno tra Rugani e Benatia. Cuadrado sarà all'esterno di centrocampo, dove dall'altra parte opererà Alexandro. La coppia d'attacco sarà formata da Mandzukic e Dybala, mentre Bernardeschi potrebbe essere impiegato a centrocampo come mezzala, accanto a Pjanic, Matuidi, mentre per l'ultimo posto disponibile sarà ballottaggio fino all'ultimo tra Emre Can e Bentancur. Allora, adesso andiamo a leggere il paginone 2 e 3 di Tutto Sport. Lo leggiamo insieme. Una Juve per conquistare il mondo. Prima di tutto Chierici, l'uomo degli sponsor, nato con la, qualcuno dice, famigerata triade. Poi, per quanto riguarda la parte sportiva, altri fenomeni per le vittorie e per il marchio. La nuova struttura nasce per vincere la scommessa globale del calcio e diventare la numero una. E dall'altra, vedete, c'è già la lista della spesa, Pogba, Mbappé, la nuova lista, insomma, di palloni d'oro. E quindi Juve nuovo corso, ma in realtà è il corso di sempre, insomma. E adesso, a questo proposito, andiamolo a sentire Andrea Agnelli, perché proprio ieri in Lega ha detto: il nostro modello non cambia. Sentiamolo. Il modello di gestione della Juventus rimane sostanzialmente inalterato. Quindi, come è chiaro a tutti, c'è un consiglio di amministrazione che ha la gestione della società attraverso un sistema di deleghe. Queste evidentemente verranno assegnate una volta che il nuovo consiglio si costituirà successivamente all'assemblea del 25 ottobre. Quello che cambia, come detto, sono persone che ormai hanno 45 anni di media, quindi gente che è pronta e preparata per assumersi delle responsabilità in prima persona, gente che è pronta e preparata, grazie anche allo straordinario lavoro di questi ultimi 8 anni assieme, di Beppe Marotta e di Aldo Mazzia. Io ci tenevo a chiarire questo, che la Juventus continuerà ad operare con un modello di gestione in continuità assoluta con il recente passato. Quello che ho appena spiegato prima, vuol dire l'attribuzione delle deleghe spetta al Consiglio, e quindi evidentemente, voglio dire, è il Consiglio che attribuirà le deleghe, e questo, come ho detto prima, avverrà il 25 ottobre, dopo che il nuovo Consiglio sarà eletto dall'Assemblea. Quindi lei esclude che Paratici possa, come ha scritto oggi qualcuno, essere in uscita nei prossimi mesi? Lo escludo totalmente. Intanto vediamo Juve alla conquista del mondo dalla Gazzetta, le parole di Agnelli: si cambia per una nuova sfida, il mantra dei ricavi e le strategie globali, via gli amministratori delegati Marotta e Mazzia, largo a 3 quarantenni, Paratici nello sport, Ricci nel commerciale, Re nei servizi, si punta a espandere il marchio, presto ci sarà anche un ufficio in Asia. E di questa nuova capacità di comunicazione di Andrea Agnelli con i suoi coetanei, perché Agnelli, insomma, ha 42 anni, parla ulteriormente, a pagina 5 ancora la Gazzetta dello Sport, vedete il cacciatore poliglotta si ritrova in prima linea, perché il responsabile dell'area sport è promosso Fabio Paratici, e avete sentito come decisamente e recisamente Andrea Agnelli abbia proprio escluso nel modo più assoluto l'addio di Paratici alla Juve, perché molti dicevano: Paratici con Marotta magari vanno via insieme. Non sarà così. Ancora andiamo a vedere un altro titolo: Juve niente AD, solo AA. I responsabili delle aree ricavi, sport e servizi avranno 2 referenti nel CDA. Agnelli che dice: cambia la leadership, non il modello, i nuovi dirigenti avranno altre sfide ambiziose. Ma andiamo ad ascoltarlo Allegri, che in conferenza stampa ieri, prepartita con lo Young Boys, parla insomma di Marotta e del suo addio. No, a parte che è fresca di ieri, come ho detto subito dopo la partita di sabato, quando si rompe un rapporto oltre comando professionale, per me dopo 4 anni e mezzo, per Barzagli che era qui di 8 anni se non sbaglio, come per tutti gli altri, è normale che c'è grande dispiacere.
quindi direi quando succedono queste cose c'è un momento di assestamento. Fortunatamente domani sera abbiamo una partita importante di Champions che bisogna vincere, altrimenti vanifichiamo tutto quello che i ragazzi hanno fatto in Spagna. E beh, e comunque anche involontariamente, forse volontariamente, conferma Allegri che il rapporto si è rotto, quindi non è una naturale evoluzione, c'è stata sicuramente un'accelerazione in questo. E andiamo a capire invece a questo punto la posizione di Nedved, perché ne parlano un pochino i giornali, e quindi vediamo che cosa si dice di Pavel Nedved, che vediamo che fiuto per i talenti, la bandiera è sempre più operativa e quindi sarà un vicepresidente Nedved che non vedremo magari soltanto ai sorteggi eccetera come altri, ma lo vedremo molto spesso in ruoli più operativi. Ma andiamo a sentire anche a questo punto Barzagli sull'addio di Marotta, perché si conoscevano da 8 anni, lavoravano insieme. Ma personalmente mi dispiace perché reputo il direttore un grande manager, mi ha portato alla Juventus in un periodo anche della mia carriera non facile, da lì sono partiti grandi successi e quindi penso che anche a livello umano è difficile trovare dirigenti comunque sia di questo genere, cioè che comunque riesci a parlarci tranquillamente, che sanno che vuol dire il rapporto tra due professionisti. Quindi mi dispiacerà molto, gli faccio il massimo in bocca al lupo e comunque sia ci sarà modo anche di vedersi per parlare un po'. Salutiamo Massimo Franchi, ciao Massimo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, ciao a tutti. Massimo, allora tante belle parole su Marotta, ma a questo punto ti chiedo che scenario si prospetta, anche considerando che le nuove cariche che sono state date da Agnelli sono mirate e soprattutto non sembra al momento che con Paratici e Nedved ci possa essere una figura alla Zidane. Sì, innanzitutto perché Zidane, parlando nello specifico della domanda che mi hai posto, è un allenatore, cioè lui per carità poi tutto può succedere nel calcio, in modo particolare può succedere tutto e il contrario di tutto, però lui era stato per un breve periodo, se ti ricordi, se vi ricordate, sì, direttore sportivo del Real Madrid. Sì, è vero. Ecco, e poi Mourinho, al tempo era lui l'allenatore, gli disse: ma Zizou, che stai a scaldare la sedia lì davanti, dietro una scrivania? Vieni in campo con me, tu sei uno dei più grandi campioni di tutti i tempi che il calcio abbia mai dato, tu semplicemente la tua presenza è carismatica, pensa come ti rispettano i giocatori, solo a vederti fai due tocchi. E Zidane si fece convincere, tanto che poi dopo divenne allenatore, giovanissimo, una volta che è diventato allenatore ha fatto il record che nessun allenatore nella storia del calcio ha fatto, ha vinto 3 Champions League consecutive in 2 anni e mezzo, perché lui arrivò a sostituire Benitez a gennaio, quindi faccio gennaio-giugno e ha vinto la Champions, poi ha fatto giugno-giugno-Champions, di nuovo giugno-giugno-Champions, 2 anni e mezzo. Io sinceramente Zidane dietro la scrivania, ora come ora, sì, fatico a vederlo più, ecco, fatico a vederlo. Poi per quanto riguarda il discorso delle cariche, hai detto bene, Agnelli ha un progetto non ambizioso, ultra ambizioso, quasi, se mi permetti il termine che sembra quasi offensivo, ma non è, quasi sfrenato, ambiziosamente sfrenato, perché lui vuole fare della Juve la squadra più forte del mondo entro 6 anni, se possibile prima. Che cosa si intende per squadra più forte? Ma certamente deve arrivare almeno una volta a sta benedetta Champions, ma lui parla di fatturati, sì. Fatturato della Juve quest'anno è leggermente inferiore a quello dell'anno prima, perché anche Ronaldo e tutto, no? Cioè, ci sono i più e i meno, l'anno scorso 422 milioni di euro, quest'anno 4,11, non c'è grossa differenza se pensi che poi è arrivato Ronaldo che si farà guadagnare di più, però lui vuole sforare quota 500.000, vuole arrivare a 600.000, vuole battere Bayern, Real sì, Madrid, vuole Manchester United, nel Mar... Prego. No, dico, competere con i grandi club, giusto? Esatto, Massimo. A livello di fatturato, oltre che sportivamente sul campo. E lui sa che Marotta ha compiuto 61 anni e nel 2024, che sarebbe l'anno ultimo di questo primo progetto grandioso, no? Della grandeur bianconera, e poi dal 2024 in oltre, perché lì cambieranno anche tante cose, chissà,
forse ci sarà la benedetta, famosa, agognata Super League, quindi magari le squadre le più potenti giocheranno in campionato con una squadra, non dico l'Under 23, la seconda squadra, e poi invece tutte le settimane andranno a Monaco di Baviera, Old Trafford, una volta a Torino, una volta a Milano. È una cosa, non possiamo saperlo ancora, certo, è troppo certo. Presto, no? Siamo soltanto nel 2018. Esatto. Per cui lui ha già dato delle cariche, ci saranno delle deleghe, quindi non è prevista la figura doppia, perché anche Mazzia se ne va per raggiunti i limiti di età. Se mi lasci dire una cosa, c'è una sola contraddizione. Velocemente, perché Massimo siamo molto in ritardo, ti prego. Velocissimo. Grazie. Allora, c'è un membro del consiglio direttivo che ha già superato i 60 anni, quindi come Marotta e Mazzia. Ha un nome che è tutto un programma, e alla Ferrari da 4 anni non ha mai vinto nulla, è uno zero titoli, e si chiama Arriva Bene. Purtroppo arriva male, arriva molto male. Speriamo che non gli diano delle cariche importanti, perché credo che anche porti sfortuna, visto il disastro che ha combinato in Ferrari. Grazie. Grazie, grazie Massimo. Devo dire che abbiamo praticamente già dato una messo mano sulla strada, proprio Arriva Bene. Abbiamo dato la strada possibile. Con Massimo Franchi noi ci fermiamo per qualche istante. Pensare, arriva bene. Poi parliamo ancora di Juve. Chiudiamo il discorso Juventus con il campo, perché lo abbiamo un po' sottovalutato anche per la facilità dell'impegno. I giornali, naturalmente, l'ora dell'Euro Dybala, si gioca contro la Young Boys. Ricordava bene Maurizio, questa sera seguiteci perché c'è Valencia, ossia la vittoria ottenuta alla prima partita, da difendere, ovviamente. Insomma, tutto è importante, vincere questa partita. E a questo punto però andiamo a sentire anche il grande assente per squalifica, Cristiano Ronaldo. Cosa dice Allegri? Sono curioso, a Valencia l'abbiamo vista in 10, quando ce l'hanno buttato fuori dopo 25 minuti, non mi ricordo. Fortunatamente gli è andato solo una giornata, per quel cartellino rosso, così a Manchester ce l'abbiamo. Poi ha bisogno anche un po' di riposare, perché ha giocato tante partite. Sabato ha giocato una partita di grande intensità, giocando la miglior partita quando alla Juventus. Salutiamo Nicola Gallo da Torino. Ciao Nicola. Buongiorno Maurizio, buongiorno a tutti. Allora, una partita che dovrebbe essere alla portata della Juve, CR7 sì, CR7 no, stando così bene, questi svizzeri non fanno grande paura. No. No, 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 è una partita assolutamente agevole, è un'opportunità magari per qualcuno di mettersi in mostra, di trovare ulteriori conferme, il riferimento chiaramente per Paolo Dybala, che giocherà certamente davanti, e magari sperimentare qualcosa di un pochettino nuovo e inusuale. Se ne parla fin da questa mattina, ovvero di Bernardeschi in versione rifinitore, che secondo me è la posizione dove può dare in assoluto il meglio di se stesso, quindi un 3-4-1-2 che poi magari in qualche situazione si potrebbe modificare in 3-4-2-1, perché lo stesso Dybala è un giocatore che tende a allontanarsi un po' dalla porta e venire a cercare la palla a ridosso del centrocampo. Quindi questa potrebbe essere, insomma, la decisione da parte della Juventus di far giocare trequartista giusto Dybala, giusto? No, scusami, Bernardeschi. No, Bernardeschi assolutamente, con Dybala probabilmente a fluttuare un pochettino tra le linee, Mandzukic riferimento offensivo, Matuidi e Pjanic a metà campo, sugli esterni invece Cuadrado e Alexandre, una linea difensiva da tre che potrebbe essere tutta l'insegna della B, una tripla B con Barzagli, Bonucci e Benatia in porta Scesni. Grazie Nicola. Grazie Nicola. Allora andiamo a sentire, per chiudere il discorso Juventus, poi passiamo all'Inter, perché anche qui si parla di Champions. Velocemente la pillola di Barzagli sugli applausi dello stadium, che è roba di campo. Sentiamola. Grande emozione, anche perché mi è capitato poche volte di uscire e di prendere degli applausi, quindi me li sono anche goduti, e visto che ci ho messo un po' più di tempo nell'uscire, il mister mi ha detto: ma cos'è, la tua ultima partita, è l'addio? E io ho detto no, però per una volta mi godo un attimo gli applausi, che diciamo fa piacere. Però devo dire che è stata una bella sensazione, ma è finita lì. Io devo dare sempre il meglio di me stesso per questa maglia e per la squadra. Allora, lasciamo la Juve e parliamo di Inter, che giocherà invece domani contro il PSV Eindhoven. Oggi sarà giornata di conferenza per Spalletti. Vediamo il servizio della redazione, ci avviciniamo anche a questa partita. Fallo anche tu e come no, si guadagna. Ad Eindhoven, per fare il colpaccio e per affrontare la doppia sfida con il Barcellona con più tranquillità.
Con altri 3 punti contro il PSV, l'Inter metterebbe una seria ipoteca sul passaggio del turno in Champions. Infatti, le statistiche dicono che nelle ultime 5 edizioni, delle 28 squadre che dopo 2 partite hanno fatto 6 punti, tutte 28 hanno passato il girone. Una percentuale del 100% che l'Inter spera di non sporcare in caso di vittoria domani contro i biancorossi di Van Bommel. Per il tecnico olandese, questa partita sarà come un derby, visti i suoi trascorsi in rossonero. Spalletti farà rientrare tutti i big, che hanno riposato con il Cagliari sabato sera, e schiererà l'ormai consueto 4-2-3-1. L'unico dubbio per il tecnico toscano riguarda il ruolo di esterno alto a destra, con Politano, reduce dal primo gol in nerazzurro, in vantaggio su Candreva. Zhang è vicino alla squadra e vuole a tutti i costi passare questo girone. Nel frattempo si lavora per far crescere la società e si pensa alla mina vagante Beppe Marotta come amministratore delegato. In caso di clamoroso ingaggio dell'ex dirigente bianconero, a rischiare sarebbero in 3, Gardini, Antonello e Ausilio. Si attendono sviluppi nelle prossime settimane sotto il punto di vista societario, rimanendo sempre concentrati sul campo, anche perché il derby con il Milan del 21 ottobre non è così lontano. Vabbè, qui siamo andati un po' avanti, perché in realtà, come c'era la coppia che ricorderete, no, con Ausilio e Sabatini, si riformerebbe una coppia Marotta Ausilio senza nessun problema. Vabbè, ma siamo andati un pochino avanti, adesso vediamo invece a pagina 12 della Gazzetta, Ninja Attack, 100 giorni di Inter, Nainggolan in Olanda per lo scatto decisivo, è già leader, vive nel cuore di Milano e Spalletti lo stimola. Ora vuole una serata star in Champions, mai un gol pesante, quindi subito bisogna chiamarlo a gol pesanti. Prego Maurizio, dopo questo Ninja Attack. Esatto, andiamo al Corriere dello Sport. Questa Inter è Spalletti e lui l'anima della squadra come Mourinho 10 anni fa, e i tifosi nerazzurri lo amano. Il suo manifesto: voglio usare ogni momento per dare il mio contributo, il tecnico ci mette sempre la faccia, sono ormai famose le sue esultanze. Con noi c'è Lapo De Carlo, ciao Lapo. Ciao a voi, bentrovati, ciao a tutti. Fare 3 ciao, punti ad Eindhoven, lo dicono anche i dati statistici, guardalo, vediamo subito, match point Inter, vincendo in Olanda la squadra di Spalletti potrebbe inoltre preparare senza problemi e tensioni la doppia sfida con il Barcellona, perché se batte il PSV è già agli ottavi, perché lo dicono i numeri che nelle 5 ultime stagioni 100% di qualificazioni quando fai 6 punti in 2 partite, 28 su 28 le squadre passate, se la vince è fatta. Sì, sì, poi non so, poi secondo me è il finale. Bravo Lapo, bravo, perché ti fanno sempre il trabocchetto questi, bravo. Sì, vabbè, ma è ovvio, ma voglio dire. A parte che il PSV Eindhoven è una squadra prima in classifica, ha battuto anche l'Ajax ed è 7 vittorie su 7, io ho visto anche la gara con il Barcellona, per chi l'hanno poi riproposta, e mi sembra che sia una squadra ben organizzata, che è propositiva, aggressiva. Che ha fatto il triplete, giusto per essere chiari. Sì, è una squadra temibilissima, cioè non è un, a caso un girone il più equilibrato in assoluto di tutta la Champions. Per cui se l'Inter ottenesse un pareggio sarebbe non è il migliore dei risultati, perché anch'io spero che l'Inter vinca, chiaramente. Però francamente in Europa io ho visto tante partite delicatissime, questa è una gara che l'Inter a caso mai deve cercare di fare sua, di non farsi aggredire troppo dal PSV Eindhoven e soprattutto di cercare di provare a fare una partita diligente, con personalità, perché non dimentichiamo che l'Inter non ha fatto in questi anni Champions League e quindi non ha poi tutta quell'esperienza. Persino giocatori come Nainggolan non hanno grandi personaggi, non hanno vittorie sulle spalle, hanno partecipazioni. Ecco, ci vuole magari questo, ci vuole nell'Inter quella personalità e quella diligenza nel modo di giocare partite del genere. Sottoscrivo ovviamente dalla prima all'ultima parola da Lapo De Carlo, e però prima ci è sfuggito un titolo, se rimettiamo in onda la pagina di prima, solo sì, un secondo, di spalla, quella di prima. Andiamo a recuperarlo, Maurizio, un attimo. Se riusciamo a recuperarla, perché? Certo. No, perché non l'abbiamo fatto caso, ma secondo me è importante, qui volevo... Vedete, il CT Dalic, che era in visita ad Appiano Gentile, parlando con Spalletti, c'è stima reciproca, ha deciso di risparmiare Versalico, perché voi sapete che Versalico è un po', diciamolo francamente, il giallo di questo periodo dal punto di vista fisico. E quindi Lapo, io credo che avere buoni rapporti col CT della Nazionale, visto che saremo alla vigilia poi del derby,
sia fondamentale, no? Dopo la sosta è sempre cosa buona, infatti. Visto che poi in precedenza c'erano commissari tecnici che chiamavano i giocatori a prescindere, e quindi è sempre meglio averne uno che risparmia i giocatori. Già era partito da Lautaro Martinez, ricordo, quando sembrava che non stesse bene, e poi stava comunque bene. È tutto impiegato, quindi bene così, considerando che almeno tre giocatori dell'Inter, e chi lo sa, un giorno forse quattro un giorno molto vicino, chi lo sa, meglio avere dei rapporti di vicinanza piuttosto buoni, posto che poi comunque per Zarico non ha molto senso chiamarlo, convocarlo, anche se mi pare probabile che giochi con la spalla, o quantomeno sia tra i 22 convocati contro la spalla, non ha molto senso da parte di un CT spremere un giocatore che ha appena dato da un infortunio per poi farlo ripiombare in un altro infortunio, quindi è un bene per tutti. È chiaro che poi i CT, se hanno delle partite delicatissime, magari un conto, ma qui mi sembra che siamo in una fase della stagione, certo, in cui di gare delicate non ce ne sono. Grazie Lapo De Carlo. Ovviamente diceva i tre, intendendo i tre croati, magari un quarto intendeva Modric, naturalmente, che è un po' il sogno una volta che a giugno saranno crollati tutti i paraventi, tra cui quello del fair play. Vedremo che cosa accadrà. Non andiamo troppo in là, perché Tutto Sport ci ricorda nella sua pagina 17, che credo di non aver ancora letto. No, l'abbiamo letta prima, Gianluca. L'abbiamo letta prima, chiedo scusa. Allora torniamo con i 26 gol del PSV, eccolo qua. 26 gol, prova d'urto per De Vrij e soci. Praticamente sappiate che ridiamo su questa partita, ma la difesa nerazzurra è all'esame del miglior attacco d'Europa. Segna 3.7 gol a partita. Ovviamente è campionato olandese, Eredivisie, ma non farei tanto lo spiritoso. Andiamo a vedere invece un titolo che riguarda Spalletti, fa l'esame al Ciuchi. I 007 da mesi stilano su Lozano un reporter, lui è un stella, gioca nel PSV, è molto giovane, però è anche nel Milan del Barcellona, rivale del girone. Occhio anche a Bergwijn, che ha un prezzo ben più basso rispetto al messicano, e intanto nella stessa pagina viene riportato che Keita, riscatto pesantissimo per il fair play, costerebbe un sacco di soldi riscattarlo. Quindi bene, chiediamo a Daniele Mari. Non sarà riscattato, giusto? Non sarà riscattato, quindi. Giusto, Daniele? Costa tantissimo tenersi Keita l'anno prossimo. Ciao a tutti, buongiorno. Ciao. Il problema di Keita Balde è lo stesso problema che l'Inter ha affrontato con Rafinha e Cancelo. L'Inter, purtroppo, per motivi di fair play finanziario, ha potuto fare gran parte delle sue operazioni nel mercato estivo solamente in prestito con diritto di riscatto. È chiaro che il diritto di riscatto una società te lo concede solamente se tu accetti di fissarla a una cifra molto alta, per cui è evidente che l'Inter non ha solo Keita, perché anche Versalco, Politano sono tutti in prestito con diritto di riscatto, per cui è evidente che alla fine dell'anno andremo ad avere un centinaio di milioni da investire per riscattare tutti quanti i giocatori. Dipenderà, come ovvio che sia, dal rendimento di ognuno. Certo, Keita ha un riscatto superiore ai 30 milioni di euro, in questo momento non è neanche un titolare inamovibile. È chiaro che se dovessimo parlare oggi sarebbe più facile pronosticare un non riscatto, però mancano ancora molti mesi alla fine dell'anno. Ecco, Daniele, ti chiedo, prevedi qualche novità, nel senso, in questa Inter anti PSV? Fa molta paura questo PSV, l'abbiamo detto anche prima con Lapo De Carlo, non è una squadra da prendere sotto gamba, pur essendo bella l'opportunità dell'Inter di fare tre punti e mettere già quasi in cascina la qualificazione. No, assolutamente, non è da prendere sotto gamba il PSV, non c'è nel girone dell'Inter una squadra materasso, ed è per questo che è stato soprannominato il girone della morte dagli stessi giornali spagnoli. Dovrebbero tornare in formazione tutti i giocatori che hanno riposato contro il Cagliari. Credo che venga confermato Politano sulla fascia destra, e è da vedere se Spalletti vorrà riproporre la difesa a 3 o a 4 più o meno con Skriniar che fa un po' il centrale, un po' il terzino destro, anche se io non credo, perché essendoci D'Ambrosio a disposizione credo che opterà per un normale e più collaudato 4-2-3-1. Per il resto torneranno Skriniar, Perisic, Vesino e Brozovic come coppia centrale e Nainggolan alle spalle di Icardi. Ma è una classica partitaccia, perché il PSV è in grandissima forma e si gioca in Olanda, e quindi è una partita che vincerla avrebbe davvero un peso specifico, al di là del risultato di Tottenham-Barcellona, avrebbe un peso specifico davvero, davvero importante, perché anche lo stesso Tottenham, che è la squadra su cui l'Inter fa la corsa, non credo che avrà vita facile andando a giocare ad Eindhoven, non credo che passeggerà ad Eindhoven, ecco.
Grazie Daniele, buon lavoro. Grazie, noi ci fermiamo per qualche istante. Accendiamo solo una cosa Gianluca, poco parliamo di Milan. Sta provando Higuain le condizioni per capire se è recuperabile con l'Olympiacos e tra l'altro ha parlato Gattuso all'UEFA in mattinata, insomma, ancora una volta facendo notare il suo senso di appartenenza al club Milan. Assolutamente. Fermiamoci. Ma ne parliamo tra qualche istante di tutto ciò. Regia. Allora, rieccoci e parliamo di Milan. Beh, è stata la svolta questa vittoria a Reggio Emilia al Mapei Stadium contro il Sassuolo? Sentiamo nel servizio della redazione se è così. A Milano si respira un'aria diversa, questo improvviso calo di temperatura ha portato una ventata di novità che le milanesi hanno saputo sfruttare al meglio. Dopo l'Inter anche il Milan torna a vincere e a convincere. Nonostante sia stato indebolito dagli infortuni di Higuain e Cutrone, il peso dell'attacco milanista è ben supportato dalle minute spalle degli spagnoli Suso e Castillejo. Due giovani talenti dal guizzo facile e dal sinistro diabolico, due che in campo si compensano bene e che potrebbero facilmente agire da falsi nueve. Grande ripresa anche del doppio 9, Gigio Donnarumma sente la pressione di Reina ma in partita rimane sereno e tranquillo impegnandosi in parate davvero numero 1. Gattuso cresce con tutta la squadra in occasione dei gol contro il Sassuolo, mostra il suo lato più verace e condottiero, un atteggiamento a cui il popolo milanista è sempre stato attaccato. Rino tira un sospiro di sollievo ma si prende il merito di aver mantenuto unito uno spogliatoio sballottato dall'ultima sessione di mercato. Dopo un avvio di stagione non brillante sul fronte delle prestazioni, ora il suo Milan propone un bel gioco ricco di nuove alternative e di idee chiare e ben interpretate. Con il Sassuolo ha calcato la sua 30ª partita in Serie A e ora tenterà di risalire la china con il Chievo in casa e con l'Inter dopo la sosta nazionali. Prima però i rossoneri devono superare la prova di maturità contro l'Olympiacos in Europa League. Senza il Pipita la formazione rossonera dovrà riproporre la prestazione arrembante di Reggio Emilia, così da archiviare al più presto la pratica qualificazione. Intanto vediamo da Sport Mediaset le parole di Gattuso che si è confessato all'UEFA, ha detto un sogno stare qui ma sento il peso delle responsabilità, da sempre rossonero è come se fossi presidente e magazziniere. Andiamo veloci alle parole di Gattuso, dice ma c'è un problema, ogni volta che scendiamo in campo mi sento un peso enorme, insomma quello di dover guidare la squadra, il Milan per me vedendo gli anni da giocatore e da allenatore è come una famiglia perché sono cresciuto tra i milanisti e ho sempre tifato per i rossoneri, per me è stato sempre un sogno stare qui però... Questo problema insomma è il peso che sente in panchina perché sa delle responsabilità, dice già di mio sento tanto la pressione, vivo molto le partite ma non è facile, è qualcosa di speciale perché a volte mi sento addosso le responsabilità ma mi sento presidente, magazziniere e tanto altro quando lavoro per questo club. Beh, insomma, queste le dichiarazioni di Gattuso all'UEFA. Gattuso rispetto ai predecessori non è in minimo dubbio, però poi i giornali, vedete tutto Sport pagina 22-23, secondo me vanno già si guarda anche là. Questo dobbiamo far vedere cioè. No, il Milan rifiorito, un inno a Gattuso, tridente leggero, scelta vincente, quell'abbraccio a Suso, nuova conferma, c'è feeling per tutti e poi guardiamo ancora, anche quello qua. Dopo no, cioè Gattuso zittisce tutti, resurrezione che sì, l'ago della bilancia, poi senti gli stessi milanisti e ti dicono calma perché devi mettere in fila almeno due o tre però partite, però c'è la classifica che diventa interessante, poi c'è la partita col Chievo, insomma sì, c'è però la partita sai che di si recupero. Va da un estremo all'altro, io infatti a questo proposito francamente appena c'è Matteo Colturani volevo parlare con lui di questo. Matteo, ciao. Ciao Gianluca, buongiorno. Non ti pare che come è accaduto con l'Inter all'inizio della stagione, no? Quindi via Spalletti, via Icardi, via Handanovic, purtroppo poi non vanno mai via quelli che lo dicono, ma restano sempre qua. Ecco, non ti sembra che adesso... Passa dall'altro in un attimo. Si stia un po' esagerando, perché oggi è un florilegio di basta, è fatta Gattuso, fino alla settimana scorsa sembrava essere... Hai ragione, Milan ha fatto una partita... autorevole ma senza trovare una posizione degna di questo nome da parte di un avversario che era pure lanciato in grande salute ma ha vinto con una facilità quasi irrisoria, cioè fosse una sgambata infrasettimanale, che va bene, sono tante le note positive, hai riportato al gol Suso dopo quasi 8 mesi, tutto quello che vuoi, però effettivamente aspetterei un attimo. Io oggi ho visto che ha convocato la squadra per fargli fare la sessione video e fargli rivedere la partita col Sassuolo e spero che prendano spunto perché secondo me in quella partita c'è un episodio, c'è un'azione, c'è un,
uno sviluppo di gioco che potrebbe essere la cifra stilistica più adatta al Milan di quest'anno. Io, cioè, concettualmente lo sai, per quello che importa, a me piace molto la squadra che fa la partita, che palleggia. Per me la più grande squadra di tutti i tempi è il Barcellona del Pep Guardiola, del tiki-taka, ma il Milan che vuole fare così, partendo dal basso, sin dal rinvio del portiere, col suo palleggio avvolgente, cioè, non è tagliato, cioè gli manca proprio un regista, gli mancano i palleggiatori a centrocampo, e secondo me farà tanta fatica. Poi devi saper fare la partita, perché non è che tutti gli avversari sono lì che ti fanno fare il contropiede, cioè, c'è anche chi si chiude e ti aspetta. Ma secondo me la transizione veloce, la ripartenza veloce, il contropiede, come quell'azione che con due tocchi, col lancio di Suso che cambia fronte, Çalhanoğlu che immediatamente cambia fronte però con palla bassa e mette in porta che sì, in due passaggi ribaltando l'azione, quello è come deve giocare il Milan quest'anno, in virtù anche dei giocatori e degli interpreti che ha. Ripartenze veloci, possibilmente palla a terra, ma in contropiede, è un calcio più speculativo di quello che Gattuso vuole fare. Beh, potrebbe essere comunque anche necessario fare qualche innesto a gennaio, poi magari il Milan diventerà anche un po' più forte. Però qualche adesso c'è dubbio. L'opportunità anche battendo l'Olympiacos di mettersi un po' più tranquilli sulla rotta Europa League, già dico onestamente. Ma no, ma quello per carità, però insomma, il ritardo peccato, perché ci sono state altre squadre che hanno fatto fatica all'inizio, era il caso magari di speculare sulle loro disgrazie, approfittare, come la Roma, insomma, hai perso tanto tempo, hai perso tanto terreno, adesso devi recuperarlo in campionato. Poi tra 20 giorni c'è il derby, insomma arrivano delle partite che probabilmente ti danno la tua dimensione. Il Milan ha buttato via 6 punti, teniamoci chiaro, subito delle rimonte stupide con errori inconcepibili, tipo quello che fa Romagnoli, e quelli sono punti che non tornano, adesso li devi recuperare in qualche modo, cioè non per forza sempre giocando bene in maniera stilisticamente impeccabile, perché ripeto, non hai i giocatori, soprattutto certo, a centrocampo, per poterlo fare. Grazie, grazie a Matteo voi. Culturani, andiamo a vedere il titolo con Gianluca Rossi, quello per il buon momento di Suso. Sì, ora è Jesus Superstar, il più decisivo è Suso, ha ritrovato i gol e la porta fortuna. Reggio Emilia debuttò in amichevole con due reti, l'ultima doppietta ne fa il rossonero più determinante, devo dire che poi coi numeri lo era stato anche l'anno scorso, prima dell'esplosione di Cutrone o comunque lì, invece viene sempre criticato questo giocatore che io vedo comunque sempre tirare in porta, sarà un caso, ma almeno tira in porta sempre questo. Ed ancora vediamo un altro titolo, Suso intoccabile, proietta il Milan verso l'Europa, i tifosi non sono compatti con lui, eppure in una partita ogni due segna o comunque fa segnare Higuain. E poi Higuain, sale l'ottimismo, lo dicevi un pochino anche tu, torna tra Olympiacos e Chievo, il Pipita in netta ripresa, proverà col gruppo, Gattuso deciderà se convocarlo per la Coppa, rientra Cutone dal primo minuto, tra l'altro ricordiamo che ha una fortuna, insomma, se non altro Higuain, che non dovrà rispondere a convocazioni della nazionale e quindi avrà un'intera settimana tutto sommato per poter lavorare prima del derby. Sentiamo allora Cristian Pradelli come vede adesso questa rifioritura del Milan, se è già convinto o vuole ovviamente attendere, come immagino io, altre risposte, ecco. Buon pomeriggio, ma sì, è chiaro che vanno attese altre risposte, anche perché si apre un ciclo molto importante per il Milan, dove tra campionato, Coppa e recuperi e il derby, di fatto il Milan giocherà tutto il mese di ottobre in casa, con 6 partite, tutte insomma, a San Siro, quindi secondo me è un possibile filotto, quantomeno un insieme di partite di cui approfittare, per approfittare ovviamente del fattore campo e per cercare di recuperare quei punti che nelle prime giornate sono stati persi, ecco, in alcune occasioni. Chiaro che tutto non può prescindere da Higuain, sebbene il Milan abbia dimostrato insomma di poter vincere anche bene senza di lui. Aspettiamo ora di capire se questo edema, insomma questa infiammazione di questa cicatrice gli darà ulteriori problemi o se potrà poi essere reintegrato. Io già prima, devo dire, della gara col Sassuolo pensavo che l'avremmo rivisto al derby, resto fermamente convinto che se a maggior ragione va bene la gara di Europa League, comunque Higuain lo rivedremo al derby. Quindi tu dici salta anche il Chievo, si prepara solo e esclusivamente per quel secondo tour de force, giustamente. Secondo me sì, secondo me sì. Sì, anche perché comunque di fatto in mezzo hai, allora
adesso da qua alla sosta ci sono due partite che teoricamente non sono proibitive, al di là dell'Olympiacos, che peraltro ricordiamo ha perso con il PAOK nell'ultima gara di campionato, e soprattutto insomma in casa con il Chievo. A quel punto, con una settimana bella tranquilla da poter preparare, chiaro che ti presenti al derby, insomma, secondo me sarebbe la cosa che insomma più logica da fare, secondo certo, me. Certo, no, ma è vero, sono assolutamente d'accordo. Grazie Cristian. Ciao Cristian. A voi, ciao. Il grazie. Titolo sulla Roma. Sì, dai, che finiamo con un po' di giornali che riguardano le altre. Roma da corsa, guida Zonzi, staffetta mondiale senza De Rossi, tocca al francese. Allora andiamo avanti ancora, sì. Il Napoli, la sfida di Piotr, il cocco di Carlo che piace ai Reds, Zielinski è diventato un intoccabile, disse no alla corte di Klopp, però ora vuole batterlo in Champions. Corriere dello Sport, a pagina 10, tra Carlo e Jürgen, che sono Ancelotti e il germanico Jürgen Klopp, i trascinatori di Napoli e Liverpool, due tecnici che sanno emozionare, a giudizio del Corriere dello Sport. Ed ancora qua siamo al Napoli, sete di gol, mossa Milik, il polacco probabilmente al posto di Mertens, attesi 27.000 tifosi del Liverpool. Variabile Fabian Ruiz, possibile ballottaggio con Hamsik, che però rischia la panchina, ma può anche dare respiro a Zielinski. Lo United è in crisi, e non secondo solo il Corriere dello Sport. Musi gioca tutto, rapporti con i giocatori rotti, un eventuale KO in Champions potrebbe anche costargli caro dopo l'ultima sconfitta con il West Ham. E ancora prima di chiudere, sprofondo VAR invece, ma ora si cambia, non è vero che non è cambiato nulla, le indicazioni di inizio stagione erano chiare, ma gli errori e le polemiche porteranno presto al dietro fronte. Siamo in chiusura del Siamo in chiusura con gli arbitri un po' tutti, la metà perlomeno bocciati, noi siamo stati promossi, credo Maurizio. Torniamo alle 15.30 con la riunione di redazione sotto Calcio 24, canale 114 e ovviamente 152 del Digitale Terrestre. Grazie a Gianluca Rossi. Grazie Maurizio Dall'O. Ci fermiamo un attimo. Ciao. E torniamo presto in diretta su Top Calcio.